lo sfratto di oggi a Golle, nella comune della Bergamasca, è finito in questo momento, è dalle 8:30 che siamo in picchetto all'interno della casa, quindi adesso è 1:30 più o meno del pomeriggio. Le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare in casa in mattinata, abbiamo cercato di trattare fino alla fine, cercando di metterci in contatto con qualche rappresentante dell'amministrazione comunale. Il sindaco era a Roma perché lavora anche al ministero, il sindaco Filisetti Marco, che non poteva quindi presenziare, ma comunque nessuno dell'amministrazione, tantomeno l'assistente sociale, si è presentata per avere quantomeno un minimo di scambio, una trattativa. Noi volevamo delle certezze sul fatto che venga domani in giunta, in consiglio, affrontata la questione dell'assegnazione, perché c'è da tenere in considerazione il fatto che la famiglia, dopo il nostro ricorso, noi siamo associazione inquilini assegnatari di Bergamo, dopo il nostro ricorso alla graduatoria Aller, in cui la famiglia non era stata inserita, abbiamo vinto ricorso. L'Aller il 23 di marzo ha comunicato al comune, che ha protocollato questo documento il giorno seguente, ha comunicato che la famiglia era addirittura prima in graduatoria. L'assistente sociale ci aveva comunicato che l'alloggio è già disponibile in via Libertà a Gorle, è già a posto, non ha bisogno nemmeno della tinteggiatura. Il problema è esclusivamente di ordine tecnico, cioè devono discuterne in giunta. Noi denunciamo questa cosa perché già da una settimana, dal 23 di marzo, in comune sanno del primo posto in graduatoria della famiglia, l'appartamento è già disponibile, ma nonostante questo, pur sapendo che oggi avveniva lo sfratto esecutivo, nessuno del consiglio dell'amministrazione è intervenuto per cercare di evitare questo sfratto. La signora del nucleo familiare era in contatto con un'associazione che si è offerta di ospitare per i prossimi 3 giorni fino a lunedì la famiglia. Chiaramente per noi questa non è la soluzione è in questo caso l'assegnazione, ma comunque in qualsiasi caso è che l'amministrazione comunale si prenda la gestione, l'obbligo di dare una casa a tutti i cittadini, a prescindere o meno della graduatoria. In questo caso, nello specifico, sono nella graduatoria, sono primi, c'è una casa disponibile, nonostante tutto il comune di Gorle non si è assolutamente mosso, tantomeno per la trattativa di oggi in cui non si è presentato nessuno, dicevo, non si è mosso per evitare il trauma dello sfratto che è avvenuto pochi minuti fa in maniera coatta, sono stati portati fuori di peso dalle. Questa è la mia casa, questo è tutto quello che mi è rimasto e la strada, insieme alla mia mamma che invade al 90%, e vedremo cosa ci diranno, se troveranno una soluzione, ma non credo, da quanto abbiamo capito, non credo che ci sarà un'altra soluzione, anche perché il sindaco Filisetti non ci tiene in considerazione minimamente, neanche l'ha messo nell'ordine del giorno di settimana scorsa, visto che noi abbiamo il diritto della casa dell'Aler, siamo prima in graduatoria, avendo fatto il ricorso, siamo risultate prima, c'è la casa, c'è tutto e tutto a posto, soltanto che il sindaco non si prende la briga di dirci tenete le chiavi e avete una casa, invece adesso siamo in mezzo alla strada perché lui è a Roma. E questo è quanto.